Partirei con una brevissima introduzione che mi è venuta in mente il giorno in cui ho ricevuto l'invito a partecipare a questo incontro, perché nella prima mail ricevuta ricordo che c'era in calce una citazione, una breve frase di Karl Popper, se non ricordo male, nella quale Popper di fatto definiva il suo senso etico della percezione. E la cosa mi aveva molto colpito perché è una frase che avevo fin dai miei studi universitari tenuto sempre vicino, in prossimità, e è un pensiero molto presente nella filosofia tedesca e non solo di quel periodo, e fondamentalmente, detta in maniera un po' più casareccia, è un pensiero nel quale Popper dice che è impossibile immaginare la percezione e l'osservazione semplicemente come una registrazione, quindi allontana il pensiero dalla fotografia e da qualsiasi forma documentale, ma che in qualche modo una fotografia, un'immagine deve tentare di costruire un senso delle cose osservate, restituire una responsabilità dell'immaginario registrato. Io sono a tutti gli effetti un moralista, e per cui questa prossimità fra fotografia ed etica mi appartiene, la ritengo importante, la ritengo anche molto interessante in questo momento. Viviamo una stagione, un'era, no? di comunicazione per immagini. L'anno scorso si narra che Instagram, uno dei portali più importanti per la comunicazione visuale, abbia acquisito e restituito nelle cloud, in questa specie di cielo elettrico che conserva e mette in scena il nostro immaginario fotografico, solo l'anno scorso oltre 15 miliardi di immagini, un numero impressionante, biblico, ingestibile in qualche modo, oltre che un immaginario inimmaginabile di fatto. Ricordo che questa notizia me l'aveva data un mio amico artista, l'aveva commentata dicendo: sono circondato da fotografie ma vedo pochissime immagini. Io non sono così d'accordo con questa definizione. Io penso sempre a questo immaginario convulso che ci accompagna come una sorta di grande fotografia complessa e onnicomprensiva, come l'aveva definita Ghirri. Jean Baudrillard diceva: viviamo in una stagione di fotografia mondo, no? Dove tutto viene in qualche è il panottico, è il mosaico. Di certo a me interessa molto, in questa complessità del nostro rapporto con le immagini, sul ruolo che la registrazione e soprattutto la forma della restituzione delle cose viste, che è il compito poi degli operatori della visione, in un momento in cui c'è questa grande festa carnevalesca e carnascialesca delle immagini, io mi sento, come dire, doppiamente responsabilizzato. E allora le prime immagini che vi vorrei presentare, che forse vedete con più chiarezza in questo appunto, ecco, panottico schermo ennesimo sopra di voi, che è qui un po' bruciacchiate dalla proiezione. Le prime immagini che vi mostro fanno parte di un progetto che è un non progetto, è una specie di grande scatola nella quale io ritorno dai viaggi, anche viaggi occasionali, non determinati da un bisogno progettuale, riverso fin dal 1995 delle fotografie anche diciamo semplicemente tenute insieme dal mio tentativo di restare vicino a una serie di trasformazioni culturali, civili, politiche, sociali, antropologiche, religiose, economiche, diciamo geopolitiche dei paesaggi che io attraverso. È un progetto che non ha confini, fino ad oggi raccoglie lavori realizzati in circa 200 aree urbane del pianeta, nei 5 continenti, e di tanto in tanto io pubblico un libro e faccio delle mostre con delle sezioni aggiornate di questo lavoro, ma in realtà è un progetto che è quasi un gioco, una macchina da festa, una macchina della visione, come diceva oggi all'inizio della serata Elena Volpato. Io farò scorrere le immagini, ma poche di queste vorrei commentarle. La prima, per me questa è un'immagine molto importante, questa è la città cosmodromo di Baikonur in Kazakistan, una volta nella vecchia Russia, è stata, e credo
a rischio di sbagliare, credo che sia tutt'oggi l'unica città in affitto del pianeta, nel senso che la città è su suolo kazako, ma il presidente kazako Nazarbayev l'ha noleggiata al governo russo alcuni anni fa. D'altra parte Nazarbayev era un ex agente del KGB, quindi l'operazione non faceva una piega. Pochissimi anni fa Putin ha rinnovato per altri 50 anni questo noleggio. In questa città kazaka la lingua ufficiale è il russo, la moneta è il rubro, il tribunale è un tribunale politico-militare sovietico, le scuole sono scuole sovietiche, l'unico accesso possibile è per via aerea da Mosca, ed è di fatto una sorta di luogo mal dislocato, in inglese diremmo vittima di un displacement. E a me interessava moltissimo questa idea moderna di spazio. È anche un luogo profondamente buzzatiano. La fotografia è realizzata attraverso un reticolo di una recinzione. Intorno alla città c'è un diametro di 10 chilometri, perché sono ancora oggi custoditi importanti segreti scientifici, e ancora oggi il luogo da cui è più facile sputare nello spazio satelliti e quanto altro, americani esclusi tutti dall'Agenzia Spaziale Europea, indiani, giapponesi, cinesi mandano i loro satelliti dello spazio da questo luogo, ma è il luogo da cui partono le cose che poi ci guardano tutti dall'alto, ma è il luogo che nessuno può osservare, perché se non da questa distanza costante e circolare. E all'interno di questa favolosa steppa mongola. E per me è anche un manifesto del mio modo di guardare spesso ai luoghi, è un'immagine geroglifica, bidimensionale, frutto di una serie di complementarità che tendono ad annullarsi, il ciano del cielo si elide con il giallo della terra, il bianco delle nuvolette a pecorelle con il controluce del nero dei cespugli, non c'è nulla se non la presenza di questo oggetto presente, importante, da cui poi molteplici e infinite osservazioni e scrutamenti vengono eiettati e realizzati, ma di fatto di cui non possiamo ricevere nulla se non questa lontana silhouette. Il mio lavoro dall'11 settembre in poi si è leggermente allontanato dall'antropologia urbana e avvicinato a delle questioni più di carattere politico. E poi molti lavori però continuano a tenere, come dire, a cercare di stare sul crocevia di queste due tematiche. Questa è Betlemme, è la nuova Betlemme. La costruzione del muro israeliano non è riuscita ad includere la Betlemme storica all'interno della nuova recinzione. È stato uno degli insediamenti, porta come secondo nome il nome di Betlemme. E io ero affascinato da questo insediamento, perché è un luogo moderno, costruito anche con elementi di progettazione molto sofisticata, come spesso accade in Israele, ma anche un luogo arcaico. Gli edifici che costituiscono, ecco, il perimetro di cui parlava Mario Botta nel primo intervento, sono contemporaneamente abitazione e anche scudo. Tutto questo si trova su una collinetta da cui osservare tutto ed essere contemporaneamente protetti. Un luogo moderno, ma anche una sorta di costruzione medioevale, come possiamo trovare sulle colline toscane umbre del 300. Siccome uno dei temi forti del mio lavoro è tutto questo processo di costruzione di una fase culturale proprio di neomedioevalesimo che noi stiamo attraversando come occidentali e come europei, forse ancora di più, questa fotografia mi interessava molto, e anche questa, come la precedente, come quelle successive, ha sempre questa visione bidimensionale, frontale. Una cosa che mi interessa molto è portare l'osservatore in una condizione, su un osservatorio inequivocabile. Cioè cerco sempre di mettere, per costruzione geometrica, per costruzione della luce, costruzione naturale, le fotografie sono realizzate in pellicola con un banco ottico, non ci sono interventi, io cerco sempre di non dare nessuna via di fuga, di accompagnare, ad abbandonare l'osservatore in un punto nel quale le cose sono chiare ma assolutamente non risolute. Io non racconto mai nei progetti le vicende che sono alle spalle di questi luoghi, mi interessa semplicemente costruire una sorta di confronto apparentemente ambiguamente chiaro con delle cose che sembrano
per luce, per costruzione, volersi dichiarare, ma che in qualche modo sottendono, contendono una serie di questioni volutamente non definite. Poi cercherò di spiegare anche perché. Questa è un'altra immagine israeliana, israelo-palestinese, direi sono giovanissimi militari israeliani con una guida che indica la spianata delle moschee, da questo perfetto mini anfiteatro circolare, quasi una sorta di avamposto, allo stesso tempo un belvedere turistico, ma quasi anche una sorta di spazio già premilitarizzato. Questa è un'immagine, l'unica di cui ci trovo la data, un'immagine del 99, quindi alcuni anni prima del clash of cultures fra culture occidentali, orientali, cristiane, musulmane. Il comune di Mazara del Vallo aveva prima concesso e poi su una pressione della curia vietato la costruzione di una moschea a Mazara del Vallo, nonostante una delibera, una concessione già approntata, e la comunità musulmana molto forte, perché tra la Goulette, Tunisi e Mazara c'è questo continuo scambio di pescherecci e pescatori, che è diventato uno scambio di famiglie, moglie, sono entrambi i provveditorati agli studi sono bilingue nelle classi fino alle scuole medie, ma il luogo di culto era stato vietato, e questo desiderio di poter praticare la propria religione era deflagrato in una miriade di piccole moschee nascoste all'interno di garage. Questo era un garage, e mi interessava questa capacità fortissima, performante dello spazio, no? Di prendere uno spazio, defunzionalizzarlo e ripensarlo completamente con in modo effimero, temporaneo, senza bisogno di impegno o di materiali. E anche molto spesso in questa sequenza di immagini che vi mostro adesso, le figure, la presenza della figura sembra apparentemente allinearsi con la costruzione dello spazio, ma dal mio punto di vista c'è invece quasi una capacità di produrre lo spazio in funzione. È come se certi scenari fossero la conseguenza della poietica dello sguardo di queste figure. Una delle supposizioni della meccanica quantistica è che sia la nostra percezione a produrre la realtà. Le realtà sono infinite, ennesime, parallele, ma l'unica realtà per noi esistente, quella che poi noi esperiamo, quella frutto della nostra esperienza, è letteralmente realizzata, concretizzata dal nostro sguardo. In questo paesaggio malese thailandese, prima di tutto, è rimasto molto colpito da questa forma di allineamento delle figure in uno spazio apparentemente libero e sregolato come può essere una spiaggia. Ero molto interessato anche a questa alla congruenza di queste figure incongruenti, questi giovanotti palestrati in stile Fort Lauderdale, questa ragazza musulmana, questa famiglia di giapponesini ordinatissimi come se fossero ad un incrocio di Shibuya, chiaramente, come dire, totalmente ammaliati e allineati dalla potenza quasi favolosa da videogioco della PlayStation di questo luogo straordinario. Questa è una sorta di controcampo, le figure sono rivolte verso di noi, sono delle figurine in attesa di un semaforo in un quartiere di Tokyo, a Roppongi, e altre figure malamente allineate, nel senso che questa è la pubblicità di un'agenzia immobiliare che sta costruendo questi terrificanti condominium in Brasile. Vedete, alcuni sono ancora in fase di completamento, non ci sono ancora nemmeno gli infissi, ma dove la pubblicità dice correte a comprare, sarete felici perché questo luogo è completamente messo in sicurezza. Questo desiderio di essere in un bel testo, Zygmunt Bauman diceva: non siamo mai stati così sicuri come in questi anni, non ci siamo mai sentiti così insicuri. Questo bisogno
di contro potremmo dire, in uno dei suoi ultimi romanzi, Jonathan Franzen, Libertà, dice: è una condizione terribile questo dello sviluppo demografico, nessuno vuole più morire, è vero, no? Cioè, abbiamo questa indisponibilità ad accettare la morte, questo bisogno eccessivo di sicurezza che ci porta a questa forma proprio di in questo caso il perimetro, non per immaginare una soglia fra la nostra esperienza intima e le esperienze collettive, ma semplicemente come elemento di cisura fra noi e gli altri, punto e basta, il bisogno di costruzione di un processo di protezione, perché siamo spesso spaventati da diversi cenacoli o concistori di confabulazioni evidentemente di natura eversiva o terroristica. Queste due immagini raccontano, se vogliamo, il controcampo di una serie di questioni dette oggi. Oggi abbiamo visto negli interventi precedenti, ma anche nel mio, tantissima architettura. Questo è quasi il controcampo, è lo spazio proprio perimetrato dalle persone. Queste due fotografie sono due cerchi, queste sono delle ragazze di Istanbul che probabilmente parlano di bei ragazzotti che stanno passando, questo sono un gruppo di simpatici imitatori di Elvis, rockabilly, omosessuali, tocchiesi, che occupano illegalmente, temporaneamente, uno spazio che tra l'altro è uno spazio sacro, perché è una parte del parco di Ueno Park dove non sono proibite le manifestazioni temporanee, ma mi interessa questa forma di proiezione sul territorio di sentimenti, di azioni che apparentemente non lasciano nulla, se non quasi un eco musicale, un eco di tacchi, una condizione atmosferica lievemente, brevemente mutata. Il sottotitolo di questo progetto, che mi è sempre servito quasi come bussola, del progetto What We Want, è stato fin dall'inizio il paesaggio visto come la proiezione dei desideri della gente. C'è proprio l'idea che esiste una sorta di pulsione, di polluzione che trasforma il territorio. Io vengo da studi di architettura e di urbanistica, quindi parto dall'idea che c'è un'idea del territorio che cambia perché c'è un gesto pensato e voluto dall'alto. Poi esiste un'altra forma del cambiamento, no? Che è una specie di controazione, di reazione, ed è il paesaggio che cambia dal basso, in maniera apparentemente meno ordinata o con un ordine più legato al caos, anche se questo sembra una contraddizione, e quindi una forma di auto-organizzazione, no? Spesso anche legata all'illegalità. Io sono napoletano e quindi ho un rapporto con le illegalità forse differente da pensiero nord-europeo o mitteleuropeo. Ci sono anche dei gesti che sono delle resistenze. Questa è una fotografia che mi interessava perché ero a cena a casa di amici di Hong Kong e mi avevano raccontato, io chiedevo di questa strana casetta molto tradizionale e mi dicevano che questa persona era in lotta con il governo locale di Hong Kong perché aveva rifiutato di cedere questa abitazione, e mi interessava anche questo barricamento come segno di resistenza. Ecco, qui questo per me è un esempio importante di utilizzo dello spazio, e secondo me è molto importante anche rispetto all'idea del luogo dell'osservazione. Questo era un cumulo di terra nel quartiere della Boca a Buenos Aires, dove gli abitanti del quartiere avevano costruito nel giorno della ricorrenza della caduta della dittatura dei colonnelli questo desaparecido, questo missing man, con queste lapidi fatte di cartone con tutti i nomi delle persone ancora non nominalmente restituite, i corpi non ci sono, ma almeno che il governo dichiarasse che sono state vittime della tortura e dell'esecuzione da parte della dittatura. Quindi ogni anno vedete ancora le macchie della cera, delle candele che si sono spente. Ma quello che mi interessava è trasformare questo orribile cumulo di materiale di risulta per la escavazione, per la costruzione di un nuovo edificato, come una sorta di collina mausoleo. Mi interessava questa appropriazione indebita, questa trasformazione di uno spazio temporaneamente brutto in qualcosa di meraviglioso e anche di uno spazio in qualche modo sacro. Mi interessava
in questo caso la capacità di osservazione dal basso. E questa idea che le fotografie mutano perché non guardano delle cose preordinate, ma guardano delle cose che sono indicate dal basso, dagli altri, mi viene da due definizioni molto interessanti. Una fotografica, una definizione del più importante fotografo della storia della fotografia a colori, potremmo così dire, che era William Eggleston, che una volta aveva detto, già negli anni 70, non c'è più nulla da osservare, tutto è stato fotografato, che è una definizione inquietante per chi lavora con le immagini. E poi va aggiunto, tutto è stato osservato da 1,70 m, puntando l'orizzonte a 1,70 m. Ciò che è importante fare non è cercare nuove cose da osservare, ma accompagnare lo spettatore in un diverso osservatorio. Ecco, nel mio lavoro addirittura proprio mi faccio accompagnare dagli osservatori verso delle nuove cose da definire. L'altra frase, una frase favolosa del più importante critico di fotografia italiano, morto giovanissimo, era il direttore del CCA di Montreal, della sezione fotografica, Paolo Costantini, veneziano, il quale aveva detto molti anni fa, introducendo un progetto molto importante sulla nuova topografia americana, non è più tempo di osservare la modificazione del paesaggio, ma dovremmo dedicarci a un nuovo paesaggio delle modificazioni. Cioè non sono le cose da osservare, ma è proprio l'osservatorio. Dobbiamo lavorare sulla modificazione della dinamica dei processi visivi. Ho trovato questa frase illuminante. Un'altra immagine che parla di brutti perimetri, questa è la pubblicità di un complesso edilizio molto elegante nella zona costiera di Marsiglia, del progetto Euromed. Hanno sbancato la vecchia casba per fare un'area residenziale anche molto elegante. I francesi sono eleganti anche nella comunicazione, invece di fare quegli orrendi render a colori che vediamo sulle fortificazioni dei cantieri italiani e milanesi, c'è solamente una frase, no? È un paese di persone colte, per cui vi fanno immaginare come sarà la vita, solo che è un'immagine orribile, no? Dove la qualità trova la sua sinonimia nell'essere chiusi e messi in sicurezza. In fondo, con un carattere più piccolo, c'è ancora una sorta di ricordo, no? Di retaggio di ciò che era una volta la qualità, e quindi logge, grandi terrazzi, cose belle, ma la vera qualità è essere, quindi questo sogno che viene demandato nella costruzione dell'immagine ai possibili acquirenti è un sogno di grandissima qualità, che vuol dire oggi essere chiusi e messi in sicurezza. Questa è nuovamente un'immagine, anche questo è un luogo non realizzato come questo, ma solo immaginato, è nuovamente Mazara del Vallo, e sui chiusini dell'acquedotto dove c'era il nome della città, dei ragazzi hanno dipinto un po' dappertutto queste moschee molto infantili, dove la parola città di Mazara diventava una porta, no? Una porta della moschea. E ancora poche immagini invece di figure, di controcampi, quindi questa è un'immagine realizzata a Dubai, dove da alcuni anni si tiene una gara ippica molto importante, la più ricca economicamente per premi del mondo, e c'è anche un contest, un torneo per le donne con abito a tema, è una riproduzione chiaramente questo evento della famosa Ascot inglese, e le signore si prestano volentieri naturalmente a essere immortalate in questi abiti così particolari, e dove questo gruppo di lavoratori chiaramente è assolutamente reso invisibile, no? Uno dei processi di questa costruzione, di questa nuova strategia medievalesca dello spazio contemporaneo è anche la produzione dell'invisibilità dell'altro, no? Quando non è fisicamente eliminabile, queste persone non sono neanche più né osservate né osservatori in qualche modo. Questa è una seconda immagine di quella precedente. Come Elena anticipava, il mio lavoro si divide tra varie pratiche. Una delle pratiche che utilizzo è quella del filmmaking,
questo è quasi una sorta di immagine in movimento, non è tanto un dittico ma quasi quanto un momento successivo. Cerco sempre di costruire le sequenze quasi come se ci fosse una sorta di storyboard cinematografico, ma le immagini ritornano quasi anche come una forma di memento, anche perché una delle colluttazioni più forti e felici fra la fotografia e il cinema è proprio in questa staticità della fotografia. Se la fotografia non avesse ancora oggi delle valenze, sarebbe sparita. Il cinema ha il movimento, ha il sonoro, nei casi più ludici ha perfino l'effetto odorama con i profumi e quanto altro, ha il 3D. La fotografia è obiettivamente un media superato, obsoleto, defunto, arcaico, se non fosse proprio per questa valenza etica della resistenza. Le fotografie noi le stampiamo, le mettiamo in delle cornicette, con un chiodo le mettiamo in casa e resistono, mentre il cinema ci lascia delle immagini ma è fluido, scivola. La fotografia è ostinata, è un po' dura, un po' autistica, un po' stoica, rimane lì e ci costringe a un confronto, almeno che non la strappiamo, la defalchiamo dalle nostre pareti, quindi dal nostro immaginario. Ecco perché alle volte io faccio ritornare con delle quasi totali tautologie le immagini all'interno delle sequenze. Pochissime ultime immagini, questa è una fotografia realizzata in un famoso luogo di villeggiatura in Brasile, Guarujá. È un luogo accessibile perché è una spiaggia pubblica, ma contemporaneamente vietato, perché tutte queste abitazioni sono continue e i proprietari si sono coalizzati in modo tale da costruire una sorta di centuriazione, per cui di fatto la spiaggia sarebbe accessibile ma non lo è, perché se non si è proprietari non c'è modo di arrivare in questo luogo. E l'idea di usare l'architettura come sistema di divisione sociale, civile, culturale, credo che sia uno dei grandi temi della contemporaneità. Questa è un'immagine contraria, invece, è un'immagine realizzata a Oujda, una piccola cittadina sulla linea di confine del Marocco e dell'Algeria. Ed è un'immagine alla quale sono molto legato, perché io ero in quel momento, in quel luogo, per girare un film per un progetto per la Fondazione Tapies, e in quei giorni erano i giorni degli attentati alla stazione di Atocha a Madrid, alcuni di voi li ricorderanno, e in un primo momento furono erroneamente accusate due ragazzi nativi di questa città. E in quel momento, io ero lì per un periodo abbastanza lungo, scattò tra gli abitanti e noi occidentali una sospettosità reciproca, mentre prima ci eravamo amati e sopportati con leggerezza e festosità. Da quel momento in poi entrambe le parti erano un po' diffidenti verso l'altro. E a un certo punto, quando ho visto però queste architetture, che sono le architetture costruite da quelli che vengono chiamati gli MRE, Marocain Resident à l'étranger, e cioè i migranti che da diverse generazioni sono ormai europei, borghesia media, piccola, benestante in Europa, ricchissima invece in Marocco, in Algeria, perché quando tornano il loro potere di acquisto, sapete, quando in estate tornano al loro paese il re li accoglie perché portano delle economie. Credo che nel Marocco sia ancora oggi il rientro dei capitali dei lavoratori in Europa sia la prima economia del paese, e quando tornano costruiscono case per le vacanze, case per i genitori, case per speculazione edilizia e via dicendo. Quello che mi interessava è che queste persone tornano e fanno firmare i progetti a dei architetti, dei geometri prestanome, ma di fatto disegnano molto spesso loro o intervengono con molta vistosità, tornando a questa idea di un paesaggio che è la proiezione dei desideri di qualcheduno che non guarda il luogo dall'alto, ma lo fa quasi, come dire, fiorire in modo spontaneo, con tutto l'orribile e l'interessante che questo può generare. Ma quello che mi aveva colpito è che, se guardate queste architetture, c'è uno stranissimo meticciato. Trovate da un lato degli elementi architettonici, delle bifore, degli elementi tondeggianti, degli arabeschi, degli elementi moreschi, e quindi da costa nordafricana, e poi trovate questi tetti a baita,
dato che in Algeria nevica raramente, credo che sia stata l'era glaciale l'ultima vera nevicata, quindi un oggetto assolutamente inutile in quel luogo, ma che in qualche modo è un retaggio, è qualcosa che a strascico si sono portati dietro dalla Svezia, dalla Svizzera, dall'altrove, che va probabilmente a sposarsi male con gli elementi architettonici locali, ma che in qualche modo è però il segno di una disponibilità, no? Anche di una sorta di genoma che si è confuso nel tempo in modo inconscio, e che poi, lo dico nuovamente da napoletano, è la storia del Mediterraneo, è una storia di scambi e non di costruzioni di fratture. Questa è l'unica immagine, credo, italiana o lombarda, un'immagine molto severa, è lungo la Paullese, è un ex deposito di un centro commerciale trasformato in un locale per scambisti, per coppie che praticano questa forma di sesso divertente, e che però è privo di fantasia anche nell'esteriorizzarsi. Non c'è un neon, non ci sono dei neon con delle figurine che si accoppiano, la scritta è rigorosamente in nero, è una fotografia letteralmente in bianco e in nero. Io sono abbastanza preoccupato dall'incapacità di questo paese di immaginare ed educare i giovani a tornare a essere epici, eroici, un po' folli. L'Italia ha un primato spaventoso. Il primato mondiale per l'acquisto di Win for Life, che sono questi orribili grattini dove non si vincono 400 milioni, ma si vincono delle pensioncine, 3.000 euro al mese, e ha il record mondiale di acquisto di questo tipo di pensioncini da parte di under 25. Quindi un paese di giovani vecchi, di ragazzi che non hanno nessun desiderio se non quelli di andare rapidamente in pensione, possibilmente opportunamente prima dei 25 anni, e per cui anche quando fanno dello scambismo non riescono a colorare le loro giornate. Questo mi spaventa. Le ultime immagini sono invece delle immagini scarnificate, depauperate, tutta la semiotica, la semantica dell'architettura, c'è un termine che amo molto e che si usa poco, che si pensa sempre che ci sia un paesaggio naturale e un paesaggio architettonico. In realtà c'è tutta una zona sfocata in mezzo che amo tantissimo, che faccio convergere sotto l'ombrello del termine antropizzazione, cioè il fatto che noi facciamo dei segni. Questi segni possono essere poi cancellati, questa è una spiaggia anche molto importante, e forse la spiaggia più importante della storia moderna, e però questi segni sono importanti, anche se poi non sono architettura. E allora l'ultima parte del lavoro che vi mostro, le ultime fotografie, sono dei luoghi dove non c'è forse architettura vera, ma c'è tantissima antropizzazione. E il gruppo di persone che vedete si sta facendo una fotografia, sono arrivati dall'America, sono una foto molto vecchia, del 2000, quindi penso che queste persone oggi siano defunte, ed erano venute con i figli e i nipoti a far vedere questa spiaggia. Questa è una bassa marea, e la spiaggia è Omaha Beach in Normandia, è la spiaggia dello sbarco in Normandia durante una bassa marea. Io avevo incontrato queste persone, e praticamente mi hanno raccontato che per loro erano due sopravvissuti, erano venuti a trovare, per modo di dire, alcuni loro compagni che sono seppelliti in questo incredibile cimitero che c'è sulla collina, e avevano portato i nipoti e i figli per raccontare cos'era stata quella storia personale, ma anche cosa ha rappresentato per noi quel momento. E io ero rimasto chiaramente emozionato dal fatto che loro, come vedete, facessero una fotografia. Adesso qui si vede male, ma c'è un signore inginocchiato, perché per fotografare bene le persone e non deformarle bisogna inginocchiarsi, che è un gesto bellissimo, è la sacralità dell'atto fotografico. Alle spalle ci sono le scogliere famose, io sono praticamente in piedi su un bunker tedesco, su una casamatta tedesca, proprio per evitare di inquadrare la scogliera, perché volevo semplicemente che ci fosse questo strapiombo. E l'immagine non contiene nulla, no? se non questa nuovamente questo alto senso morale della fotografia. Ancora un'immagine che contiene poco, questa è un'immagine del più famoso e importante disastro ambientale del pianeta. Ad un certo punto Khrushchev, in uno dei suoi tanti deliri di onnipotenza, devia due fiumi, la Mudaria e il Sirdaria, per alimentare i cotonifici uzbeki,
e inizia a spolparsi il quello che era il secondo mare interno del pianeta, che era il mare di Aral, che poi è sparito, e questi sono alcuni dei pescherecci che sono rimasti. Chiaramente non è un museo a cielo aperto, sono oggi non ci sono più perché li hanno smantellati per vendere il ferro, ma erano rimasti letteralmente in equilibrio perché chiaramente si erano lentamente arenati in questa progressiva sparizione del mare. E anche qui questa costruzione assolutamente bidimensionale mi serviva per mettere letteralmente tutto questo linguaggio formale. A me serve per mettere lo spettatore in una condizione di sospettosità, cioè quanto l'immagine è formalmente banale, se visibile, tanto più a me interessa pensare che lo spettatore si ponga davanti a questa immagine chiedendosi: ma che cosa sto guardando? Io provo un senso di orrore, di odio feroce verso il reportage tradizionale, perché il reportage ha costruito in tutti noi l'idea della fotografia come la didascalia di un testo. Attentato ad Abu Dhabi, e vediamo una donna musulmana con velo, urlante, un corpo a terra. Cioè la fotografia come la semiotica di una storia facile a capirsi, come se la nostra storia contemporanea, come se le storie fossero facili a comprendersi. E allora mi interessa produrre delle immagini superficialmente chiare, ma che in realtà non portano a nulla. Accompagnare le persone in un luogo e poi abbandonarle. Io penso che la fotografia non sia, a differenza del, non so, della performing art, qualcosa di noioso, anzi è una forma di partecipazione. Io ti sto dando metà della storia e l'altra metà poi te la trovi da te se hai voglia. Questa è l'ultima immagine che vi mostro e chiudo. È un'immagine della Death Valley. Sapete che la Death Valley è un'area composta da 22 diversi tipi di deserto. Questo è uno dei più belli, più difficili da raggiungere, ma anche più emozionanti, perché anche questo è un mare geologicamente essiccato milioni di anni fa, dove sono rimasti questi cristalli di sale taglienti. Io sono al punto di partenza, dal lato del Nevada, poi finisce in California questo deserto. È il deserto che dette poi il nome alla Death Valley. Era la linea retta, il modo più semplice per i Pilgrim Fathers per arrivare alla terra promessa, nel famoso cultura del Manifest Destiny, per arrivare al mare della California, ma non ci si poteva arrivare, molti morirono lì. E, però per me questo è un paesaggio favoloso, in questa perfetta simmetria del luogo, perché è un luogo dove si possono soltanto proiettare osservazioni, non si può calpestare, non si può fare architettura, non si possono fare città. È uno dei pochi, avevo letto una volta che era uno degli unici due luoghi emersi della Terra non calpestabili, mai calpestati. È un paesaggio nemmeno lunare, a questo punto marziano letteralmente, e quindi è un favoloso luogo alieno dove possiamo costruire di tutto purché sia fatto da osservatori e l'unica architettura fatta siano delle osservazioni. Grazie.